Buongiorno a tutti, sono le 7.30 del mattino di domenica, esattamente suonato, non ricordo neanche il giorno che la GMC di proprio di coinvolge Ortapunto, che è 6 agosto. Ed è importante. Siamo qui dalle ore 5.30, adesso con un po' di sole abbiamo pensato di fare questa intervista al mitico Don Daniele Palumbo, responsabile della passata giovanile della diocesi di Ariano Irpino, soprattutto responsabile regionale della regione Campania della pastorale giovanile, quindi coordinatore di tutti i responsabili delle diocesi. Chiediamo a Don Daniele che cosa, l'impressione di questa settimana, lui che è un esperto di CMG, e che cosa si porta da questa CMG, anche perché Don Daniele è vero che ne ha fatto tanto, però è la prima volta che come responsabile regionale organizzava lui, quindi lo vediamo un po' trafelato, diciamo, nel volto e nei pensieri. Ma certamente è stata, come ogni GMG, un'esperienza straordinaria, unica, che ci ha permesso di ricondividere anche dopo tanti anni in cui avevamo dovuto attendere per ovvi motivi. Personalmente, da parroco, mi piace sempre portare ragazzi alla GMG ed è bello vedere come tutti i ragazzi di tutti i gruppi abbiano fatto delle grandi esperienze di amicizia, di condivisione, ma anche di sacrificio, perché anche quelle costruiscono e fanno bene. E poi chiaramente l'esperienza di fede che tutti stanno vivendo li riavvicina a Dio. E in questa settimana possiamo veramente apprezzare e dire che il Signore ha trovato le strade per tornare a essere loro vicini. E poi dal punto di vista del viaggio campano, quindi l'esperienza un po' più regionale, sia con chi ha partecipato in NAMI, ma anche con tutti gli altri gruppi, davvero sono felice per una grande amicizia e fraternità che si è creata tra tutti gli incaricati. È stata un'opportunità la GMG, lo sapevamo e lo è stato, possiamo riconoscerlo. Anche se è stato faticoso organizzare, riuscire a stare dentro tante cose, però possiamo essere veramente soddisfatti e contenti. Questo è solo l'inizio, ecco, di un cammino che vogliamo riscrivere in campagna, perché in questo tempo c'è davvero bisogno di stare insieme, di camminare insieme, di fare tante cose insieme, condividere la fede insieme innanzitutto. E quindi ringraziamo Dio di tutto. Buona domenica, a presto.